Salve ragazzi, oggi siamo qua con i Rays of the Light. Ho scoperto una cosa fighissima, a mio parere, molto figa. Se spingete qua, col touchpad, no? Del controller, si gira tutto. Ma perché? Non c'ha senso, vabbè. Comunque, l'ultima volta eravamo rimasti qua, ma c'è una chiave per terra. Ma che cazzo? Non l'avevo vista l'altra volta. C'è una chiave per terra e l'abbiamo raccolta. Bene, dai. Com'è che si correva già? Ah, con L2. Allora, ho capito come si fa a andare avanti. Nel senso, il numero, per chi ha bisogno di saperlo, è 047. Ora non ricordo, mi sa che la stanza era su. Mi sa, eh. Non ricordo con precisione, ma la stanza secondo me era su. Vero? Vero? Ah no, era là in fondo, ecco, adesso mi ricordo. 047, devo ricordarmi. 047. Ah, facciamo così, facciamo prima. Mali mortacci tua. Va bene, abbiamo raccolto un qualcosa. Per il proiettore, mi sa. Solo che se non c'è la corrente, far andare il proiettore diventa complicato. Ed è qui che dobbiamo fare in modo di esplorare un po' la zona circostante. Perché qua dentro mi sa che si può fare ben poco. Allora, lì c'è un autobus. Io andrei a visitarlo. Comunque leggevo diversi commenti l'altra volta. Sì, ha un po' quelle dinamiche. Perché non si apre? Perché non si apre? Oh. Ehi, non si apre. Perché? Mi si è buggato. No, di qua non si può entrare. Ma che cazzo? Ci vuole una chiave? Forse ci vuole una chiave a questo punto. No, perché comunque è scorrevole. Ma che cazzo? Cosa mi rappresenta? Non si apre. Vabbè. La porta è rotta, bene. Lo dicevo, un po' quelle atmosfere dinamiche di Metro. Perché non so, ha pure quelle, non so, quelle atmosfere da Chernobyl quasi. Molti anni dopo, però è così desolato il posto, privo di vitalità, a parte la natura. Diciamo che è un viaggio molto spirituale, sembrerebbe. Là c'è una casa che forse potrebbe venirci in soccorso. Qua c'è un patume. Allora, là c'è un altro, diciamo, stabilimento. Qui sotto, cosa c'è? Ah, abbiamo la chiave. Attenzione. Siamo andati un po' avanti. Che bella cosa. Mi sta tipo laggando come la Madonna. Ma quanto sta laggando? Raga. Mamma mia, il frame è calato di brutto. Che succede? Non regge. Il gioco non sta più reggendo. Allora, vediamo un po'. Cos'è sto rumore? Abbiamo diviso la gente, il popolo, in gruppi per i controlli. Una cerchia di poche persone, di poche centinaia di persone formate. Fanno cose un po' complicate. Non c'è panico, non ci deve essere panico. La maggior parte di questi ha realizzato che la gravità della situazione è più grande di quanto si pensava. La gente pensava che fosse uno scherzo. Discutevano e provavano a mantenere su il morale. La vecchia porta sarà
No, è stata aperta facilmente. Gruppi di ragazzini, insomma, ovunque sotto le scale. Tavoli, pallet, box di cibo e acqua. Devo essere sincero, la parte finale non l'ho capita molto. Inizio sì. Allora, ora il frame sembra essersi stabilizzato. Comunque, questa atmosfera è da paura, ragazzi, eh. Fa veramente. Boh. Ma non posso far niente. Cosa si può fare in questa location? Se corro veloce, mi scatta. Se vado lento e con calma, no. Ok. Diciamo che il frame per me è bloccato anche da questa piccola nebbia che c'è qua dentro, che dà talmente tanti effetti che il gioco non, sembra quasi che non regga la potenza di questa cosa. Vabbè. Un accendino, che non so cosa possa servire nell'inventario. Vabbè, in questo momento a che serve? C'è una torcia. Posso dar fuoco a qualcosa, forse? Ah, posso vedere anche la mappa. Bella questa cosa. Questo? Ok, di cose ne posso fare parecchie. Bisogna accendere il generatore. Bisogna inserire però prima la benzina. E la benza dove sta? Ecco, diciamo che senza benzina potrebbe essere un problema. Ma non c'è niente qua che possa assomigliare un po' alla benzina? No, eh. Questa porta, più che altro. A cosa potrebbe servire? Non si sa. Vabbè, qui al momento mi sa che non possiamo far molto, a parte visitare il posto. Mi serve la benzina. E questo ok. Comunque è cambiata totalmente l'atmosfera da prima ad adesso. Cioè, proprio quel luogo sembra quasi opprimente. Ho visto qualcosa? No, mi sa che mi sono sbagliato. No, no, era una tannica di qualcosa, ok. Ho avuto un po' di timore per un momento. Ma la benzina. Comunque l'effetto degli alberi e le ombre sono fatte un po' così così, se ci guardiamo bene. Cos'è? Ma la benzina ci sarà pure nelle macchine? O sono tutte svuotate? Di base. No, eh. Mi sa che sono svuotate. Vediamo un po' se questa casa ci può accogliere. Anche se non mi sembra che abbia la. Insomma. È chiusa. Non è che devo prendere la chiave, no, eh? Con questo si può aprire? No, è chiusa, niente. La casa questa è chiusa. Come ho detto. Muri invisibili. E qua dietro mi sa che c'è il muro invisibile pure là dietro, eh. La butto così. Sì. È tutto chiuso. Devo dire che gioco. Mi sta piacendo molto perché è affascinante. È molto affascinante. Cioè, almeno io lo sto trovando molto bello. Sotto il punto di vista dell'atmosfera e del farti sentire veramente solo. Lì c'è un'altra macchina. Vediamo se può esserci d'aiuto.
No, non credo proprio. E niente, a questo punto ci tocca andare in questo stabilimento. Se non c'è altro qui è un problema. Ah, si può, no, muro invisibile. Questi muri invisibili sono brutti forte. Potevano fare proprio una cosa diversa, secondo me. Questo si vede che è fintissimo. Ho paura che questo stabilimento sia una cosa solamente così. No, no. C'è una porta. C'è una porta. Attenzione. La porta c'è, ragazzi. La porta c'è. Qua è chiuso. Mi sono bloccato? No. Ok. Vabbè, si può rompere, no? Vabbè, basta che tiri con le mani poi, non è che ci vuole. Ci vorrei fuoco sicuramente. Lo sapevo. E comunque bastava tirare con le mani forte e si apriva lo stesso, si rompeva tutto. Era talmente vecchio quella corda che... Perché non posso entrare? Oh. Non mi voleva far entrare il gioco. Ma che bel posto. Mi servirebbe la benzina, scusate. Chi cazzo è? Allora, ho lasciato ogni cosa negli armadietti. Ok, ogni cosa è ok. La seconda porta è chiusa forte. Boh. Ma funziona normalmente se tu provi a spingere l'altra porta. It's fun, è divertente. The clock, l'orologio che cazzo? Ha fermato la corsa. Come dovrebbe. Domani io prenderò le batterie. Ciao. Chi è che sta a camminare? Domanda. Potrebbe servire, no, eh? Ma non c'è nulla. Un cappello. Ma cosa cazzarola è? Sembrano i mostri di Silent Hill, le infermiere. Terribile. E quello? Questo è chiuso, perfetto. Ok, l'unico che mi serviva è chiuso, perfetto, meraviglioso. E come faccio? Andare avanti, mo? Ma sì, con questo provo a aprire sto armadietto. Se gli do fuoco. Diamogli fuoco. No. Forse non è il caso. Allora, manca sicuramente qualcosa. Cosa dovrei fare ora? Allora, qua è tutto chiuso. E niente. A parte che non posso andare qua sopra. Non so perché, non so per quale motivo. Ma non ci posso andare, vabbè. Ci manca una chiave. Perché non si apre questo? No, eh. Va bene, niente da fare. E mo? E mo che si fa? Io ho una chiave blu, che non so a cosa possa servire. Non ne ho idea. Forse devo vedere un'altra cosa là dentro, può essere? Cosa c'è qua dietro? Cos'è?
Quanto c'è tutto sto casino per questa cosa qui? E basta? Allora, comunque secondo me l'autobus è buggato, perché non c'è altro. Ah, ma ci sono tre piani? Ho visto bene. Non si apre. Perché non si apre? Cos'è, usa la spranga? Va vicino? Ma dai, ma che cavolo ne sapevo? Ma che cavolo ne sapevo? Ma dai, su. Secondo voi? Perché non mi fa salire? Oh. Dai, eh. Finalmente sono salito. Dopo mezz'ora. Una lettera, un'altra. Ok. Benzina. Benzina. Raga. La benza. La benza. Ma che è la musica di The Last of Us? Ci assomiglia un botto. Abbiamo trovato la benzina. Ma la musica comunque, oh. Mi piace un casino. Solo che dobbiamo fare tutto il giro perché è tipo dall'altra parte. No, è qui, ok, l'abbiamo già trovato, va. Proprio. Abbiamo fatto presto. Ok. Se tanto mi dà tanto. Mamma mia, se qua lagga, mamma mia. Ma ok. I fusibili. No, mancano i fusibili, raga, mancano i fusibili. Dove stanno i fusibili? Che non lo so io. Ma porca miseria, fusibili. E dove stanno i fusibili? Dove sicuramente staranno nella porta, nella chiave blu. Per forza di cose. Per forza. Vabbè, rientriamo qua dentro. Buongiorno. Mi servirebbero i fusibili. Qualcuno li ha? Ok. Nessuno ha i fusibili, vabbè. Continuiamo a esplorare. In cerca di fusibili. Io non so dove si possano trovare questi fusibili, raga. Non ne ho idea. Qua c'eravamo già stati. Ma non mi ricordo. Sì, qui sì. Qui c'eravamo già stati. Ma sì, io equipaggio questo. No, eh. Ma da qualche parte ci porterà. Ma sono tutti chiusi. Cos'è? No, è una scatola di tonno. Aiuto. Vorrei dei fusibili. Dove potrei trovare dei fusibili?
Proviamo ad andare di sopra. Ma questa stanza? Ma l'immortacci vostra, l'immortacci. Avemo stanza finalmente, ma era quella la chiave blu? O forse sì. Era quella. C'è un altro piano. No, questo è un cinema. Qua sicuramente, a parte le vocine delle bambine che sono stra inquietanti, ci saranno dei fusibili da qualche parte. Non è vero? C'è questo e ok. Ma io vorrei fusibile. Ho capito. È lì sopra. Credo. Ah no, qua posso mettere le pellicole. Però non c'è elettricità. Aiuto. Stesso problema di prima. Non c'è elettricità. E mo? Senza quello che faccio io? Sì, però che ansia. Ottimo. Allora, mi sa che ho trovato i fusibili. Ma non sono qui? Come non sono qui? Ne ero sicuro. Dove posso trovarli? Cosa mi sono sbagliato? Cosa mi sono dimenticato? Si dà fuoco? Che succede? No, niente. Non posso dargli fuoco. Ma ragazzi, io direi che possiamo fermarci qua per oggi. Senza fusibile al momento, ma li troverò sicuramente. Noi ci becchiamo alla prossima, direi. Ciao ragazzi.